Buonasera e benvenuti al Circo Massimo a Roma. Su questo palco tra poco Andrea Bocelli ci trasporterà in un viaggio fantastico attraverso le romanze, le arie più belle della nostra tradizione classica italiana. Ma tutta questa bellezza non servirà per parlare del passato, ma per fare invece da cornice ad una riflessione importante sul futuro, perché oggi è il primo di tre giorni di conferenza qui a Roma della Food System, un summit voluto dalle Nazioni Unite e dal governo italiano per riflettere proprio sulla sostenibilità dello sviluppo e del cibo, del problema del cibo e della fame nel mondo negli anni futuri. Welcome everybody, all the foreign guests tonight. Please give it up for this orchestra and for all the people who are going with Andrea Bocelli, are going to give us a wonderful night of music. Music which will be the background for a reflection upon our future. Allora oggi in questa sede importante che è la sede della FAO qui nella zona appena alle nostre spalle, oggi qui c'è stato un momento importante che è stata l'inaugurazione della Tre Giorni, un'inaugurazione che è avvenuta con un messaggio del segretario delle Nazioni Unite Guterres, con un discorso del nostro premier Mario Draghi, con un messaggio di Papa Francesco, e noi tra poco dovremmo avere le immagini proprio di sono già andate le immagini dei personaggi che hanno impreziosito questa partenza. Però questa a cui noi stiamo assistendo è una Tre Giorni dove anche la gente comune ha modo di dire la sua, perché poi c'è chi lavora in trincea tutti i giorni, e questi sono proprio coloro che sono stati chiamati ad essere protagonisti del summit. Infatti diremo che questo è un People Summit. Naturalmente ci sono state delegazioni da tutte le parti del mondo. 197 paesi hanno inviato qui le loro delegazioni, perché questa, tra l'altro, è la prima occasione dallo scoppiare della pandemia per un incontro internazionale di alto livello, in persona. Insomma, veramente ci sono tutti gli elementi per trovare argomenti di discussione importante per il nostro futuro. E adesso però, proprio per iniziare questa serata, ecco, io vorrei accogliere sul palco la persona che inizierà il nostro racconto in musica, perché come dicevo la musica sarà quella che ci accompagnerà attraverso un viaggio fantastico, una musica, quella che ascolterete adesso, che tutti quanti noi abbiamo canticchiato almeno una volta nella nostra vita, perché si tratta di un motivetto talmente famoso che lo stesso compositore Verdi temeva diventasse troppo famoso e oscurasse l'opera, che era il Rigoletto. E con noi Andrea Bocelli. Il più mal vento muta la cena.
Andrea Bocelli, signori. Andrea, questo è il tuo microfono per Grazie. Parlare, perché poi c'è quello per cantare, mentre qualche goccia cade su di noi, non so se l'hai sentita, ma porta bene anche questo. Allora, Andrea Bocelli, un uomo ovviamente impegnato nell'arte, ma che usa anche la sua musica al servizio di tante occasioni umanitarie e di impegno civile. Parlando di cibo, parlando di sviluppo, ecco, c'è da dire una cosa, c'è una frase che ho letto oggi, Andrea, proprio nei, diciamo, una frase programmatica del Vertice, che dice che il cibo è acqua, terra, cultura, duro lavoro, tecnologia, economia e politica. Vale a dire che il cibo che noi diamo per scontato e che invece in tante parti del globo non è affatto scontato, è comunque un complesso difficile forse da dominare di tanti elementi diversi. Tu sei appunto impegnato sempre in prima linea anche a far sì che ci sia voce per quelli che voce non hanno, spesso. Molto spesso il cibo, come tutti sanno, manca a tanti di noi per una questione di avidità, no? Io ricordo quando ero studente all'università, studiavo diritto, su un libro del professor Carrozza di diritto agrario c'era una frase che mi colpì molto. C'era scritto: la terra pone da sola i limiti alla propria generosità, onde evitare lo sterminio per fame alle generazioni che verranno. Perché l'uomo è talvolta avido sempre, persino nei confronti della terra, dalla quale vuole trarre sempre il maggior profitto possibile, e la terra si ribella. Allora, io credo che tutti noi dobbiamo veramente metterci una mano sul cuore e pensare a chi non ha da mangiare, perché la vita è come una grande mensa, no? Se si è a tavola e si mangia bene, ma ci sono persone in piedi che non hanno da mangiare, la festa finisce. Hai ragione Andrea, e tra i punti che si tratteranno proprio per lo sviluppo sostenibile nel futuro c'è proprio questo, di eliminare definitivamente la fame. Noi adesso continueremo in musica e allora vi vorrei presentare questa orchestra che accompagna da sempre Andrea Bocelli, che è l'orchestra del Teatro del Silenzio. Per favore, maestri, tutti in piedi per ricevere l'applauso di questo nostro pubblico internazionale, e come sempre c'è il maestro Bernini. Grazie. E allora, adesso, signori, now we go on with some more Italian music. What would be even our pop contemporary music without Puccini? Continuiamo con la musica italiana, mi riprendo il microfono per parlare perché adesso invece dovrei solamente cantare. E continuiamo con Puccini. Dicevo, cosa sarebbe la musica, anche la musica pop contemporanea, se non ci fosse stato Puccini? Tosca. Oh,
insieme confonde. Ma anche questa che tutti noi abbiamo almeno una volta canticchiato o provato a canticchiare. Allora io sono qui, accanto a me ho una bellissima signora che viene dalle Filippine e lei è un food hero. Allora il food hero è una persona comune di quelle che, come dicevamo, sono in prima linea nella battaglia quotidiana, che ha un'esperienza la cui utilità è collettiva, che può raccontare a tutti. She's a food hero, she's one of those people who had an incredible personal experience as a woman and as a farmer, and she came to the summit to share her experience with the other people, and that's the value of this people's summit. Allora la domanda per Cherry Atilano, che è presidente e CEO di Agrea nelle Filippine, è proprio questa: qual è l'importanza di una donna e di una donna giovane nello sviluppo di un nuovo tipo di agricoltura? What is the importance of someone like you, a young woman, in modern contemporary farming?
Thank you very much, Meli, for that introduction. So I'm Cherry Atelano from the Philippines. I started teaching farmers at the age of 12. Ha cominciato a insegnare come si fa ad essere contadini all'età di 12 anni. I grew up in a sugarcane farm in the Philippines where poverty and hunger was prevalent. I saw them everywhere. Ovunque dove lei cresceva c'erano povertà e fame. And my mom would always tell me, I don't want you to be successful, I want you to be significant. La mamma le diceva, non voglio che tu abbia successo, voglio che tu faccia la differenza. I want you to know how to connect the shortest distance in life and that the distance between your brain and your heart. E voleva la mamma che lei imparasse a coprire la distanza più importante nella sua vita, quella fra il cervello e il cuore. At 11 years old, my mom put me in a scholarship center and there I read a book. It says a biointensive gardening. Ha cominciato da ragazzina a studiare su un libro che parlava di biodiversità nel giardinaggio. But the book says if you're poor, 100% of your income goes to food, and this must change. And the book teaches you how to plant your own food around your house. Perché, diceva il libro, se sei povero il 100% di quello che tu guadagni va nel tuo cibo, invece devi migliorare questa percentuale imparando a crescere il tuo cibo a casa tua. So at 12 I started going out of our house every weekend to teach farmers in the sugarcane farm and it became my life mission and my life purpose. E così a 12 anni lei ha cominciato ad andare in giro nella sua città nativa per insegnare ai contadini e questo è diventato lo scopo della sua vita. I want my life to be an example and I want to be a role model for every girl out there, every young person out there that we need to go and help in transforming our food system. Vuole che il suo esempio serva ad aiutare altre persone, giovani e giovani donne, perché a cambiare proprio il sistema. A food system that is equitable, accessible, affordable, especially for the most vulnerable and at the same time the most resilient. E chiaramente è un sistema che deve essere friendly, deve essere amichevole proprio per le popolazioni, per la parte della popolazione che è più debole, che ha più bisogno. I dream one day that every young person will be involved in transforming our food system to be transformational, not only transactional. E quindi spera che le persone giovani come lei riescano a trasformare e traghettare la società verso un lido diverso. Because the young person, especially a girl or a woman, will own the future. Thank you so much. Perché sono i giovani e soprattutto le giovani donne posseggono il futuro. Thank you so much. Thank you, Cherry. Bellissime le parole e la forza di questa ragazza così giovane, apparentemente vulnerabile, ma fortissima. E adesso noi accogliamo accanto ad Andrea un'altra bellissima interprete, un soprano di origine cubana, che però ormai è italiana praticamente, Maria Aleida. E insieme ascolteremo un duetto struggente di un altro grande autore italiano, dall'Andrea Chenier, un duetto scritto da Umberto Giordano. Vicino a te Yeah.
Maddalena all'alba a nome per la morte, idi allegre. Vedi la luce incerta del crepuscolo, giù per squali di androni già lumeggia. Abbracciami. Oh!
Andrea Bocelli e Maria Leida. Andrea Chenier, un duetto davvero struggente, grazie. E io sono qui adesso con un'altra persona di quelle, diciamo, della gente comune che partecipano a questo summit. Una persona che è stata considerata un food hero. Viene dal Brasile e si chiama Thales Mendonça, giusto? Allora, è un agricoltore biologico con una attività fiorente fino al momento del Covid. You had a good activity as an agriculture, in agriculture and as a farmer, and you had a good place in the marketplace of your town where you sold your product, right? Right. Until the Covid came. Right. Thank you very much for the introduction. Yes, I was selling my products on marketplace in the city town. And what city? Curitiba. Curitiba è la sua città dove lui normalmente, facendo l'agricoltore, andava al mercato a vendere i suoi prodotti. And then what happened? E che è successo poi? And suddenly the virus came in and everything was closed. So I had to move to digital. Allora, il Covid, che ha chiuso naturalmente il mercato con la possibilità fisica di andarlo, lo ha convinto a tentare di fare il salto digitale. So you went on the website, you created your own website to sell your products. Yes, I just saw myself like, wow, what will I do right now? I have all these products and where will I sell? So we inspired in nature. We look to the simple, to the complex and say, okay, let's move to the digital. And we create all online shop. E quindi lui ha detto, che cosa posso fare adesso? E ha creato uno shop, un negozio online per la vendita dei suoi prodotti. And then you deliver these products to the people at home. Yes. The first weeks was terrible, was a disaster because I have no experience in logistic and bringing to the homes and everything. La prima settimana di questo lavoro è stato terribile perché riuscire a fare magazzino e portare le cose, i prodotti a casa della gente, per uno senza esperienza, fu davvero una tragedia. And then what happened? Yeah, then we learned. With our mistakes, we always learned. It cost sometimes, but we learned very well. So it's more than a year now. And the online shop is going better than the physical one right now. And as we are young, we also helped another farmers, older farmers also to move to this platform. Allora, dopo un anno, anche se adesso il mercato è riaperto e si può anche andare fisicamente al mercato, lui è rimasto online, è rimasto con il suo mercato digitale che va meglio di quello fisico e lo sta insegnando anche ad altre persone a fare questo modo di commerciare perché funziona. It works. So congratulations, it's really great what you've done and it's very inspirational. Signori, un vero food hero. Grazie, grazie a Thales. Prego. Proseguiamo la nostra cavalcata nella meravigliosa musica italiana e adesso andiamo a Donizetti. Prego, Andrea. Me voici,
Sole mio, forse la canzone italiana più conosciuta al mondo, grazie. E io sono onorata di poter camminare qui sul palcoscenico insieme ad una donna straordinaria. La signora è il vice segretario generale delle Nazioni Unite, la signora Amina J. Mohammed. So please give it up for this wonderful, incredible woman.
who is one of the most important, most accomplished women on this planet, because you are, and at the same time, allo stesso tempo, questa signora che è il vice segretario generale dell'ONU è anche una professionista, naturalmente, e una madre di sei figli. She's also a mother and she's a professional, so she did it all. So for me she's really such a source of inspiration. Per me veramente lei è una grandissima fonte di ispirazione. Allora, un summit molto importante. What is so important about this summit and about this the focus of this summit? Thank you. Buonasera, Roma. First, let me say the idea of the summit was born in Rome. It was born over 2 years ago. We never knew that we were having COVID, but the process was a long one. We're here today because the people of the world came together to say that food mattered. Allora, questo summit è stato in realtà creato e lanciato 2 anni fa. Non si sapeva che ci sarebbe stato il COVID, è successo tutto quello che è successo, ma la gente adesso si è riunita per dire il cibo è importante, un argomento importante. We had the SDGs, the Sustainable Development Goals, goal number 2, zero hunger. And so this summit is about how we can achieve that goal by 2030. Allora, ci sono i goal, cioè i target, gli scopi di questo summit, sono quelli di raggiungere alcuni obiettivi nell'anno 2030. And it's a hard way to get it's there. It's a hard way. It's a promise we made to the people of the world. And so this summit brings together everyone that is concerned with the production of food all the way to your tables. It's more than a commodity. It's a way of life. It is a transformation of a system. It is bringing everyone together. È un modo di, non è semplicemente un fatto di produrre cibo, è un modo di pensare tutti insieme. La strada non sarà semplice, ma va fatta. Why are the young generation so important in farming, in development? Are they keen of getting involved in farming? Well, you've heard two champions, two heroes there who spoke about the importance of farming, the importance of food. But for young people, it is their future now. And so we have to co-create with them. They're the generation of technology. They're the generation who can imagine and have the energy for the future. And so if it's not about them, then it cannot be about the success of the goal on zero hunger. Allora, i giovani sono una parte importante, le ho chiesto, di questo processo. Non è facile coinvolgere i giovani, anche perché i giovani spesso pensano ad ora, ad oggi, a questo momento. Però se vogliamo raggiungere l'obiettivo di zero hunger, che vuol dire zero fame nel mondo, sicuramente sono le giovani generazioni che devono essere coinvolte in questo processo. And then there is also, c'è anche il grande, importante tema della, diciamo, del ruolo delle donne e del potere maggiore che le donne possono avere proprio nel settore dello sviluppo sostenibile e del cibo. There is the big issue of empowering women in this sector. Well, it's empowering women. They're half of the world, and so they cannot be ignored. They are leaders, they are farmers, they are mothers, they are businesswomen. And when you don't invest in women, then half of the story is told, half of the success happens. And so they're important. They're important because they can lead. And without them, you will not achieve zero hunger. You will not achieve all of the SDGs. But let me also say that the youth, half of the youth are women. There's 1.3 billion youth on the earth today, and they will grow. And so we must not forget the intergenerational transition must be about men and women, boys and girls, and so the role of women is key. Il ruolo delle donne è fondamentale non solo perché sono la metà del pianeta, ma anche perché nella gioventù, proprio nel gruppo che sarà il nostro domani, sono una grande quantità, e quindi non si può pensare di sviluppare il mondo, di sviluppare un piano, senza mettere in conto il ruolo delle donne, che sono tutto, possono essere business women, donne d'affari, possono essere food heroes, come abbiamo visto questa sera, agricoltori, possono essere qualunque cosa. È un ruolo comunque che deve essere sviluppato e tenuto in grande considerazione. E what does it take to end hunger for good? Che cosa ci vuole per terminare veramente la fame nel mondo? It takes leaders at every level of society, from our presidents and prime ministers
to those who are in the business community, to those who are an indigenous farmers. It's everybody. Everyone has a role to play. What the leaders must do is listen and include and open the space and invest in the young people today, in the women today. So it is a world effort to try to make zero hunger happen. Perché questo possa accadere bisogna naturalmente coinvolgere i leader, i politici, ma bisogna coinvolgere tutta la gente, perché tutti insieme si può veramente arrivare a prendere quelle decisioni che portano a zero hunger, che è lo scopo veramente di tutto questo lavoro. E io avrei anche, tra un po' adesso arriverà anche Andrea Bocelli, perché Andrea ha avuto un'occasione meravigliosa di incontrare la signora proprio alle Nazioni Unite. But I have a personal question. How did you do it with six children and everything? You are the example of a woman who really juggled everything in life. Come ha fatto a mettere insieme tutto nella sua vita? I figli, la carriera, questo lavoro politico così importante? Well, first let me say by the grace of God, but it's determination, it's conviction. It's the courage to do things that you believe in. And that's really what gets me up every morning, that I'm a privileged person. I've been lucky in my life and I don't see why anybody else cannot have what I have and more. Allora, si sveglia tutte le mattine pensando che è una persona privilegiata, dice che quello che lei ha avuto l'ha avuto per grazia di Dio, ma anche per la lotta quotidiana che l'ha portata fino a qui. E non vede perché altre persone non debbano fare lo stesso. E questo veramente merita un applauso, perché tutti ci dobbiamo provare. We need to try. Andrea Bocelli e Maria. Eccola la signora. Ah, io so che Andrea ha cantato alle Nazioni Unite nel 2018, vero Andrea? Sì, è stato un momento molto delicato per me, perché sono stato invitato all'apertura della stagione delle Nazioni Unite, ho dovuto cantare lì nella loro sede, quindi è stato un momento molto emozionante per me. He was at the opening of the session at the UN and he was very worried, although he has a great experience, obviously. Quindi we are inspired. We're inspired. It's been really very emotional moment for me. No, we're inspired. You know, as music moves the heart, so does food. So tonight, food and music are coming together. Okay. C'è un'ispirazione nella musica, il cibo e la musica creano emozioni, quindi questa è una serata di grandi emozioni. E grazie veramente, Madam Deputy Secretary General, è un onore averla avuta qui. Per favore, un immenso applauso per il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite. E allora, Andrea, vieni al centro, vieni qui al centro, perché siamo arrivati quasi alla conclusione. Io ti restituisco questo. Perché tu adesso canti e basta. Allora, è stata una bellissima serata in cui abbiamo parlato, credo, di cose anche importanti per il nostro futuro, e siamo stati trascinati anche dall'emozione della musica che Andrea ha saputo creare in maniera così mirabile. Io allora intanto voglio ringraziare l'orchestra del Teatro del Silenzio. Prego, maestri, ancora una volta in piedi per il ringraziamento di tutto il nostro pubblico. Voglio ringraziare il maestro Bernini, sempre presente e sempre puntuale in queste occasioni. Ringrazio Andrea, ringrazio Maria, e saranno loro adesso a portarvi in una girandola di emozioni che costituiscono il gran finale di questa serata. Quindi a voi la musica, a voi Andrea e Maria.
così dolce restar qui. C'è freddo fuori. Al ritorno, curioso, dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che la danza, la
solo e sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Tanto si